Campania Motorsport è offerto da Off-Road Racing Shop, concessionario Honda Red Moto. Tufano Gomme, unica sede ad Arzano. E andiamo in azione con i piloti della Super Veteran, sempre prima prova del campionato campano Enduro FMI 2020. Siamo con le immagini di Mario Adamuccio, numero 123, KTM per lui, Motoclub 100% Enduro Team, che si aggiudica la prima prova qui a San Potito Sannitico. In realtà ci sarà un bel distacco rispetto al pilota che lo seguirà, e tra poco lo vedremo nelle immagini, quindi Mario Adamuccio che a mani basse ben 58 secondi di vantaggio riesce ad aggiudicarsi questa Super Veteran qui a San Potito per la prima prova del campionato campano Enduro 2020, che inizia con questa grandissima giornata di caldo che ha fatto soffrire tutti i piloti. Il gap è quello ricevuto da Giancarlo Donadio, quindi questi 58 secondi su cui sicuramente bisognerà lavorare moltissimo se si vuole in qualche maniera provare a insediare questa leadership dopo la prima prova. Quindi pilota numero 131 Giancarlo Donadio, Motoclub Salerno, che veste i colori di Off-Road Racing Shop a bordo di KTM, impegnato in questo momento nella seconda delle due cross test, questa molto più guidata tecnica, mentre la prima, che forse somigliava più a una enduro test con una tipologia di speciale diversa, molto spettacolare, che è stata molto apprezzata sia in occasione della gara del 2019 che in questa prima del 2020. In terza posizione c'è il pilota napoletano Renato Castiglione, numero 133, Motoclub vivalamoto.com su KTM, non molto distante da Giancarlo Donadio. Alla fine pagherà soltanto 4 secondi di distacco, infatti tempi più o meno simili tra il pilota napoletano e quello di Salerno, e quindi ci sarà un equilibrio sicuramente più tra il secondo e il terzo pilota che non rispetto ad Adamuccio, che si è aggiudicato, come detto, questa prima prova nella classe Super Veteran, prima giornata di gare appunto del 2020. Ci sarà poi la seconda prova tra 15 giorni a Gioia Sannitica, quando organizzerà il Motoclub Piedimonte Matese. Ultime immagini in azione di Renato Castiglione prima di sentire l'intervista al pilota vincitore Mario Adamuccio. È una bella gara, come inizio di stagione dopo il Covid ci siamo divertiti molto, e fra due settimane riprendiamo. Vediamo se ci allineiamo un poco di più per avvicinarci alla... Le speciali che ti sono sembrate? No, molto bella. Non mi piaceva molto quella piccolina, però quella grande è molto bella. Saliamo con gli anni, arriviamo con i piloti della Ultra Veteran. Nelle immagini c'è il coriaceo Lorenzo Pascale, che vince questa categoria nella prima prova qui a San Potito Sannitico, non distante da casa sua. Il numero 137, sempre su KTM due tempi, che guiderà le file dell'organizzazione della seconda prova, tra 15 giorni, lo ricordiamo, a Gioia Sannitica, quindi restiamo nei pressi del Matese. In azione su questa bellissima cross test numero 1 Lorenzo Pascale, prima di passare poi alla seconda prova speciale, questo piattone sul prato enorme, qualche difficoltà in questo momento per Lorenzo, che riesce in qualche maniera a tenere la moto su questo fondo un po' duro inizialmente, poi si è scavato ovviamente nelle curve, ha offerto tanto divertimento, anche se a detta dei piloti proprio questa prova speciale è stata un po' la più sofferta per il caldo, ma anche per difficoltà tecniche. Lorenzo Pascale si aggiudica quindi la Ultra Veteran, poi non lo avremo ai microfoni perché è scappato via. E in seconda posizione troviamo Antonio De Santis, 34 i secondi di distacco tra i due piloti, numero 170 napoletano che veste i colori del motoclub vivalamoto.com su KTM 4 tempi, in questo momento impegnato nella cross test numero 2, vi ricordo 4 giri, quindi 8 cronometrate per i 102 piloti che si sono presentati qui a San Potito Sannitico per la prima prova del campionato 2020.
mentre finisce la sua tornata anche Antonio De Santis. In terza posizione, un po' più distaccato, altro pilota del motoclub Viva la Moto, Giuseppe Castaldo, per gli amici Pippo, numero 171, in squarna due tempi per lui, impegnato anche lui in questa bellissima cross test numero 1, e poi nella seconda delle due prove speciali è a circa due minuti rispetto ad Antonio De Santis, ben lontano poi da Lorenzo Pascale, che ha vinto questa categoria, la Super Veteran, qui a San Potito per la prima prova, ricordo, del campionato campano Enduro FMI 2020. Lo vediamo ancora in azione prima di passare poi alle immagini della Veteran. Massimo Maiano, motoclub di guida moto, tabella 128 per la sua KTM, che vince questa categoria. In realtà è stata una bella lotta con il secondo classificato Angelo Borrozzino, perché fino alle prime 3-4 prove speciali i tempi non erano molto diversi, poi Borrozzino purtroppo durante la giornata ha mollato qualche secondo in ogni speciale, alla fine saranno circa 34 i secondi di vantaggio di Massimo Maiano rispetto al pilota del motoclub Caserta, che vedremo tra poco in azione, mentre Maiano è ancora impegnato nella seconda cross test. Vi ricordo 4 giri, 8 prove cronometrate per i 102 piloti che hanno preso parte a questa prima prova del campionato campano Enduro FMI 2020 a San Potito San Nitico. Grandi problematiche per l'organizzazione della sicurezza sanitaria, che però il motoclub SPS ha affrontato nel migliore dei modi. Ed eccolo inquadrato Angelo Borrozzino, numero 148, anch'egli su KTM 4 tempi, motoclub Caserta, che come detto ha cercato di tenere botta Massimo Maiano, che ha vinto anche il campionato l'anno scorso. Infatti le prime tornate sono praticamente uguali nei tempi, poi come detto Borrozzino ha mollato durante la giornata, gran caldo che sicuramente ha influito ovviamente sulle prestazioni di tutti i piloti, anche i piloti della classe Veteran ovviamente hanno subito, così come tutti gli altri, questa ondata di caldo che non ha sicuramente aiutato i piloti nell'affrontare questa bellissima, devo dire, giornata di gara con queste due prove speciali che sono state molto spettacolari, soprattutto, l'abbiamo detto più di una volta, la cross test numero 1. Al terzo posto nella classe Veteran c'è Walter Senese, eccolo qua, numero 166, motoclub 100% Enduro Team, con la sua squarna due tempi. In realtà paga uno svantaggio notevole, circa due minuti, rispetto ad Angelo Borrozzino, quindi in questa categoria oggi è stata una lotta a due tra Maiano e Borrozzino, con Senese che ha chiuso appunto il podio al terzo posto nella classe Veteran. L'appuntamento sarà per il 12 luglio a Gioia Sannitica, quando organizzerà il motoclub Piedimonte Matese. Speriamo di non avere una giornata calda come quella di oggi. Nella classe ospiti, e chiudiamo questa clip, c'è Luigi Daniele, che si aggiudica questa categoria. Ci rivediamo! Tutto bene, tutto bene, tutto a posto. Bellissimo. Un po' di calduccio, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo combattere con il signor Barrozzino, Lea. Quest'anno sarà dura. Dura, bella, divertiti. Bello. Complimenti a entrambi. Grazie. No, è stata una bella gara, diciamo, molto ben organizzata dal motoclub. Due speciali ottime, come molto tecniche. E ci siamo distinti insomma come categoria ospiti, e ci fa piacere aver partecipato con i ragazzi del motoclub SPS. Ringrazio tutti, il mio sponsor, e alla prossima. Grazie. Grazie, ciao, a voi, ciao.